Assessore Amatore, che Natale vedremo a Foggia? Vedremo Natale bellissimo, partiamo da questo presupposto. Abbiamo lavorato intensamente in questa neanche settimana per cercare di costruire una vigilia, ma un periodo natalizio in generale quanto il più accogliente, divertente, festoso e sicuro possibile. Abbiamo ovviamente imposto alcune restrizioni che sono doverose e sono, diciamo, a norma di legge, non le abbiamo decise noi, non le ha decise la sindaca Episcopo. Sarà vietato il vetro e le lattine, sarà vietato il consumo di alcol al di fuori delle zone di pertinenza dei locali e saranno vietate gli intrattenimenti musicali per chi non ha i permessi per farli, quindi per chi non ha delle aree di pertinenza, eccetera. Poi abbiamo cercato di rendere questa giornata quanto più possibile la celebrazione della bellezza e della storicità e della particolarità della nostra città, perché per tutti la vigilia, si sa, è il giorno più bello dell'anno e quindi abbiamo impostato innanzitutto il trasporto pubblico gratuito per incentivare al non utilizzo delle auto in questa giornata molto, molto piena di persone e abbiamo intensificato il servizio di raccolta rifiuti, abbiamo aperto il museo civico gratuitamente dalle 9 alle 17, abbiamo organizzato delle visite gratuite degli ipogei, della villa, dei centri di interesse storico-culturale della nostra città. Anzi, a proposito di questo, in un comunicato stampa ci sarà anche la possibilità di prenotarsi attraverso un numero di telefono. Poi, diciamo, per il resto delle festività, il 31 ci sarà il primo capodanno in piazza dopo tanto tempo, il 22 alle 19:30 ci sarà il Colo Gospel a piazza Cesare Battisti, il Teatro dei Burattini in questi giorni ha girato in vari quartieri della città, soprattutto nelle periferie, nelle borgate, proprio perché è giusto che tutta la città festeggi. Sono state anche simbolicamente posta l'attenzione in alcune zone periferiche e zone più, diciamo, spesso dimenticate. Ad esempio, Piazza Mercato è una zona molto difficile, soprattutto per la criminalità minorile e quindi abbiamo deciso proprio lì di non solo apporre delle luminarie, ma anche sistemare una, non sistemare, realizzare un evento il 24 di dicembre che simbolicamente punta i riflettori su quella realtà che va valorizzata e va riqualificata. Sulla stagione teatrale si sta lavorando a delle sinergie, coinvolgimento delle compagnie locali. Sì, per la prima volta, credo, la nostra stagione della prosa del Teatro Giordano non vedrà soltanto compagnie diciamo, nazionali ospiti al Teatro Giordano, ma darà spazio anche alle compagnie locali. Ci saranno cinque spettacoli spalmati durante tutta la stagione che saranno nel cartellone affiancati alla prosa classica. Questi spettacoli saranno ad opera delle nostre compagnie locali, è un modo per valorizzarle e per dare loro spazio. Sono certa, siamo tutti certi che sarà un successo. Ultima domanda, lei è uno degli assessori più giovani d'Italia, la cittadina foggiana, che esperienza sarà questa? Sarà un'esperienza che mi carica di responsabilità, ma io farò di tutto e ce la metterò tutta per esserne all'altezza. Io ho avuto la fortuna e il privilegio di ricevere la fiducia della sindaca, del mio partito e dell'intera coalizione. I primi giorni sono stati intensi perché siamo saliti su questo treno in corsa del Natale, però ho già percepito un clima di collaborazione che mi fa stare serena e mi dà la certezza che saranno degli anni bellissimi.